Giulio, come stai? Cosa? Mi hai lasciato per metterti con Eva? Io la odio! Mi ha tradito con un'altra bambina! E questi? Cartacce strappate! Forse qui ci sarà scritto qualcosa. Oh, ciao amica mia! Come stai? Ragazzi, avevo chiesto a Giorgia 10 minuti fa di fare i compiti. L'avete vista? No, è chiusa nella sua camera. Io spero che sta facendo i compiti nella sua camera, ma ho un grande dubbio. Andiamo a vedere. Ecco, Giorgia, ma scusami, ma ti avevo detto di fare i compiti. E invece che cosa sta facendo? Sta giocando. Alzati, prendi lo zaino e vai a fare i compiti in cucina, così li posso guardare. Vai, veloce. No. Sì, veloce, voglio. Su. Dai, andiamo. Ora sono due, il cavallucci e... Giorgia, mi vai a prendere il cellulare per favore? Babbo, il mio. Come il tuo? Che abbiamo la stessa suoneria? Sì. Va a vedere che sicuramente è il mio, me lo vai a prendere per piacere? Va bene. Babbo, visto che è il mio? Ok. Fidanzato, Babbo è una mia amica, vado in camera, ok? Va bene, Giorgia, però muoviti per favore, perché ancora devi finire i compiti. Va bene. Pronto? Ok, sì. Ciao Giulio, come stai? Anch'io sto bene. Ah, ok. Cosa? Hai già fatto tutti i compiti? Ah, bravo, sei bravo e velocissimo, perché io stavo giocando e il babbo è venuto e ha detto vai in salotto a fare i compiti, e quindi ancora ne ho fatti pochi. Ah, va bene, ok. Senti, perché mi hai chiamata? Ma come non ci vediamo più? Domani non vieni a scuola? Allora se vieni, perché non ci possiamo vedere? Scusa, non capisco, perché Eva non vuole che noi ci vediamo? Cosa? Mi hai lasciata per metterti con Eva? Non ti voglio più vedere e più parlare! Sì, non è giusto! Io la odio! Mi ha tradito con un'altra bambina! Non è giusto! Sono arrabbiatissima! Lo sapete che faccio? Ora ve lo faccio vedere! Ragazzi, lo sapete cos'è questo? Questo è il diario segreto dove ci scrivo tutte le cose carine di me e di Giulio. Visto che ora lo odio perché mi ha tradita. Ok, finito, non ce la facevo più. O sa che vi dico? Ora chiedo a Giorgia se viene con me a mangiare un bel gelato, che normalmente lei non rifiuta mai. Giorgia? Giorgina? Che c'è, babbo? Oh, calmati, sei tu a posto, come ho finito di lavorare? Che ti va di venire a mangiare un gelato con me? Mamma mia, come sei acida oggi. Vabbè, ciao ciao. Ragazzi, strano. Gelato no per la Giorgia. Ha sempre accettato, anzi ne mangia sempre due alla volta. Boh, strano oggi. Marco, dimmi. Che ha detto Giorgia? Per il gelato? Ma dice che non lo vuole, strano. Vabbè, allora gli provo a domandare una cosa io. Che vediamo. Giorgia, senti un po', ma ha detto babbo che il gelato non lo vuoi, no? Quindi, siccome che sei senza fare niente, lo porteresti fuori Lucio che io devo stirare? Non ho voglia di portare il cane fuori! Sì, vabbè, ma calmati però, Mi vuoi lasciare da sola? Va bene, mamma mia, oh! Visto che non vuole portare il cane fuori e non vuole il gelato, magari gli propongo di andare al parco, che c'è una bella giornata e ci sono tutti i suoi amici. Non può dire di no, Giorgia, allora senti un po', visto che non vuoi fare niente di quello che ti abbiamo detto, ti propongo un'altra cosa. Fuori c'è una bella giornata e ho visto che al parco ci sono tutti i tuoi amici, ci vuoi andare? No, non ci voglio andare. Oh, mamma mia, Giorgia, ma sei proprio strana oggi. Vabbè, ti lascio da sola, ciao. Cinzia, senti un po', la Giorgina oggi non si sta comportando tanto bene, Vero, anche a me mi ha risposto male prima. E appunto, la vedo arrabbiata e risponde molto molto acida. Vero, vero. Allora, secondo me ci sta nascondendo qualcosa al solito suo. Ora bisogna però indagare, perché non si può comportare così tutta la giornata. Ora la si chiama e gli si fa qualche domanda. Che dici te? Sì, mi sembra la cosa più giusta, sì. Giorgia, puoi venire per favore?
Vieni qua, Giorgia. Ciao. Allora, senti un po', è da oggi che ti comporti un po' strana. Senti un po', che cosa mi stai nascondendo? Niente, babbo. Sei sicura? Sì, babbo, non ti sto nascondendo niente, sono sicurissima. Non è che ti sei fatto un tatuaggio? No, babbo, guarda. Non è che ti sei fatto un piercing? Nemmeno. Però oggi ti sei comportato un po' strano, Giorgio. Ma sei sicura che non ci vuoi raccontare niente a me e alla mamma? Sono sicurissima. Però ora mi lasciate da sola? Va bene, Giorgio, vai. Ragazzi, qualcosa non va. Di sicuro ci sta nascondendo qualcosa. Ragazzi, Giorgio, andate in bagno e ne approfitterei di andare in camera e vedere se c'è qualcosa che mi nasconde. Ok, ragazzi, devo fare velocissimo perché se esce dal bagno e mi scopre in camera si arrabbia. Allora, qui c'è questo, qui ci sono i giocattoli. Ragazzi, ma non vedo niente di strano in camera io. E questi? Cartacce strappate. Forse qui ci sarà scritto qualcosa. Andiamo, 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 andiamo. Oh, Cinzia, Cinzia, senti, ho trovato questi fogli strappati a terra. Magari c'è scritto qualcosa, andiamo a vedere. Vediamo. Allora, è tutto strappato. Ci sarà un motivo perché l'ha strappato. Quella è una pagina del suo diario segreto. No, Salvo. Che è successo? Guarda. Gira. C'è scritto Giulio ti voglio bene e poi è tutto colorato, scarabocchiato di nero. E che cosa vuol dire? Forse ho capito perché è triste, piccina. E me lo fai capire anche a me? Secondo me ha scritto Giulio ti voglio bene, ha scarabocchiato tutto, ha strappato la pagina. È arrabbiata. Secondo me si sono lasciate. Si sono lasciate? Ma perché? Una bambina di 6 anni è fidanzata, non l'ho capito io. Come? Ma lo sanno tutti che Giorgia sta con Giulio. Come lo sanno tutti? Io non lo sapevo. Non lo sapevi? No, non lo sapevo. Dai, no. Dai, mambo. Ok, ora che si fa? Ora che si fa? È facile, ci devi andare a parlare. Io ci devo andare a parlare? Se non sbaglio, queste sono cose da femminucce e tu sei la mamma, forse ci devi parlare tu? Vabbè, forse è meglio. Sì, appunto, ah, perché se vado di lì mi arrabbio io, perché lei non dovrà essere fidanzata. Ma no! Basta. Sì? Già? Che c'è? Amore, senti un po', vieni, mettiti a sedere sul letto che si fa due chiacchiere. Vieni. Allora, oggi ti vedo un po' triste e un po' arrabbiata, è vero? Senti, allora, col babbo abbiamo trovato la cartaccia che avevi buttato lì per terra. Sei lasciata con Giulio? Sì, l'ho lasciata con Giulio. Oh amore, mi dispiace con Giulio. Ma non deve essere triste, amore, non deve essere triste. Non piangere! Sai che quando ci si lascia con un fidanzato se ne trova subito un altro, va bene? No, che su un altro? Cioè, è una bambina di 7 anni, non è che ne devi trovare un altro, non ne devi trovare più, almeno così non soffre. Vai, Giorgina, facciamo così, Giorgia. Ti faccio una proposta che non puoi rifiutare. Andiamo. Allora, ti asciughi le lacrime, ti lavi la faccia e ti porti in un negozio di giocattoli e ti scegli quello che ti pare, piccolo così però. Un giocattolo piccolo così. Vabbè, scegli quello che ti pare, va bene? E sento che oggi è una giornata della sofferenza. Ok, Giorgia? Sì, va bene. Ce lo dimentichiamo? Come si chiama? Giulio. Ce lo dimentichiamo? Sì. Perfetto, dai un abbraccio alla mamma. Oh, dai. Ora ti compro un giocattolo così non ci penserà più, va bene? E anche l'altro video oggi è stato terminato. Oggi un po' triste la situazione perché Giorgia si è lasciata con il suo fidanzatino. Purtroppo cose che capitano. Te vuoi dire qualcosa ai nostri amici, Giorgia? Sì, babbo. Ragazzi, voi ce l'avete un fidanzato? Siete mai stati lasciati da un fidanzato? Scrivetelo nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciateci tanti like! Attivate la campanella degli aggiornamenti se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale! E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande... wow! Se mi rilascio me ne compro un altro di giocattolo? No!